scalate! Blu scala! Scala! Ti brutto, cazzo! Come vi chiamate? Leone! Come vi siete formati? In un intestino tenue, in un cesso, qua. E poi finiamo qui dove ci troviamo orora. E Albi deve fare la cacca. Però sono. No, aspetta, rispondiamo seriamente. Adesso facciamo le cose serie. Tra l'altro, abbiamo fatto davvero la cacca. C'è una puzza, c'è la puzza che si affoga. Ma io la faccio in diretta. Come? Dai, Albi deve fare la cacca in diretta. Dai, fagli fare la cacca in diretta. Finisci le domande. Allora, come ci siamo formati? Noi ci siamo congregati. Con la cena. Noi ci ritroviamo. Eravamo nello stesso ambiente. È un progetto dormiente da. Ormai sono decenni. Dio, sette giorni ha fatto la terra e poi siamo venuti noi. Esatto, praticamente. Oh, Barbagianni. Noi ci siamo sempre stati, praticamente. E poi ci siamo stati punk prima di agglomerati perché avevamo la stessa consistenza in un medesimo ambiente. Pensavamo di ano. Sì. Esatto. Che tipo di musica fate voi? Doppio punk. O triplo. Triplo. Fate canzoni vostre? Sì, assolutamente sì. Le scrive tutte lui. E dove prendete? Da cosa prendete ispirazione? Da quello che ci raccontate voi. Dalle notizie clickbait di Cronenberg. Lui guarda lui, clickbait. Devi sapere che lui legge i culi. Vogliamo vedere i culi. Leggo i culi. Quindi è una divinazione dei culi. A te mi piace prendere i culi così e poi aprirli e fare. Esatto, è vero. Questa magari la prossima volta me lo spieghi perché così mi prendo appunti. Perché diciamo che è un must di una, cioè dei luri di qua. Leggere i culi. Prendere i culi, aprirli così, fare. Ma non è leccare i culi. Ghiottolerie. Esatto, è un più una cosa. No, aspetta, adesso rispondo seriamente. In realtà c'è un grossissimo profondo sviluppo mediatico e. A cazzo dici. Ma non riesci. È più credibile al resto. Dai, ma non vi ricordi. I vostri testi sono importanti per voi? No, o è meglio la musica? È l'unica cosa che. Allora, fa. I testi sono importanti. Importantissimi. Il fatto è che non si sentono proprio un cazzo perché facciamo troppo casino. Però è la frase più bella è: vogliamo vedere i culi. No, perché? Le tette, colpo grosso. Quella è la frase più importante. E quello è il concetto, insomma. Ecco. Ma come avviene il processo creativo per creare una canzone? Allora è complesso. C'era uno più grande esatto. Che ci diceva cosa dopo vari lupoli. Era molto complicato alla fine della tipo canzone. La nostra best seller allora, lui ti ha venduto fuori. Ben niente. Fai la cacca tu. Il procedimento, se vogliamo riassumerlo a una serie. Serio? Se vogliamo riassumerlo a un metodo sperimentale. Vai. Lo si può riassumere nella luppolata. Praticamente le birra Poretti, no? Ci sono tre luppoli, quattro luppoli, cinque luppoli. Poi andiamo nella bottiglia, quella grossa, sei luppoli, sette. La champagnotta. È questa, esatto, la champagnotta. Quella è il procedimento. Allora, in base ai luppoli. In un crescendo fatale e alla fine viene fuori il pezzo. Poi abbiamo Paolino che è il fuori classe. E qua c'è il fuori classe. Io quello che fa. Lui è il fuori classe. Quello che fa la cacca meglio di tutto. Voi preferite il momento in cui state in saletta a provare oppure sul palco? Beh, in saletta a provare. Siete un po' mai provato. Cioè, esatto, non succede mai. Non succede mai. Volte. È una fatica. Noi non abbiamo neanche gli strumenti, cioè tipo uno la chitarra. Però il momento basso. Più bello è quando ti siedi al tavolo e fai la cacca. Ti dicono. Un brindisi ai luri di topi. Luri di topi di fuoco. Cazzo, bravo. Soprattutto ragazzi, quando è paletta. Quello che vogliamo. Pancreas, no? Mamma mia, palettone mio, ti amo. Sì, e qual è stato il posto più bello in cui voi avete suonato? Cinema Vecchio. Tutto ribaltato sopra il mio gommone, sembra un disperato. Ma non ci
fianco, peggio per te. Non deve mai mancare in un vostro live. Blue Sky, Blue Sky, indubbiamente. Avete per caso un rito scaramantico? Sì, sì. Toccare il culo a Blue Sky e fare delle scorreggine. E anche toccare il culo a Blue Sky. Fare la lupolata, la lupolata per replicare le dinamiche di sala prove. Domanda bonus. Lockdown. A voi come lui di Topo di Fogna, vi è piaciuto? A me siete riusciti ad andare avanti? A me un sacco, non abbiamo fatto un cazzo per non, non classificato. Abbiamo fatto le torte, il pane, la pizza. Cioè in realtà è andato molto meglio del previsto, non abbiamo dovuto fare pezzi nuovi e due anni che abbiamo sempre gli stessi pezzi, è grandioso. Questa mascara chiara. Ma i social in questi tempi però io intanto potrei approfondire il discorso se vogliamo avere un quarto d'ora. Noi stiamo noi stiamo Albi voleva fare la cacca. Albi deve fare la cacca comunque, sui social, scusa, cioè, non ce ne frega un cazzo, allora, di social, cioè, vogliamo fare le musicassette, ma noi siamo punk, se possiamo chiudere velocemente. Viene un po' a dire siamo stati punk prima di te. Qual è la penultima domanda? Penultima domanda, esatto. Ditemi un artista a testa che bisogna conoscere. Aspetta, Skaia. No, aspetta, aspetta con calma. Vai, Paolino, vai, spara a te. Paolino. Io un artista, vai. Gli Sputos. Minchia, sì. Blue Skaia. Vai, Albi, vieni qua, guarda in camera. Aspetta, mi hai preso male. Vediamo di vedere in mezzo. Vai. Paletta. Tu? Victor Zoi. E Bob Vilan? Io dico sempre Igor. Perché a me sarebbe piaciuto anche Maratello. Igor, ma Igor quello di Igor è un francese. Igor Maratello, Maratello. Quali sono i vostri prossimi progetti? A me sta entrando la colonna del scarpe. Che domanda! Volevamo finire di conquistare l'Ucraina, però. E poi metterlo nel sedere. Vediamo un attimo. Questo taglia però, eh. Taglia. Siete l'unico di prima pieno. Avete dei progetti, un progetto di mettere su un album, un video? Cioè, allora, l'album lo faremo. E quando l'album arriverà, sarà come un pugno allo stomaco. Ok? E arriverà così, così. Minchia! Mamma mia! Che cazzo sei? Tarantino? Tarantino. Con questa mascherina. Ma allora, ma un progetto più a breve termine, però sarebbe pisciare in questo lavandino. Forza ragazzi, andiamo! Ciao Blu! Ciao Cinicampa! Tranquillo prima che arrivassero dallo stradone con baraccherulò a tutte quelle persone, prima del fumo di gomme bruciate, delle loro grigliate, delle musiche zingane, delle loro liste armonie, fisarmoniche non si vane. Ed un ragazzo di buona famiglia, quella sera ti è derrotto con la bottiglia. Avevi un po' di sangue dentro al vino, ritornando il demolito il tuo respiro. Un semplice immediato, in buscarlo dietro casa del pensionato. Mando a casa mi ha ridotto, che cosa gli ha raccontato? Guarda quel ronco mi balla, sembra proprio contento, balla ron balla. Ha rubato la vespa a mio figlio dopo averlo fatto bere in mano è nato. Tutti cose che naturalmente gli zingari fanno continuamente. Capirai contratto culturale, più che un buon motivo per cui chiamano sociale! Comite pensionato all'amministrativo perché è che hai votato. Un attento all'ordine, al decoro, quel giardino al tuo capolavoro. Quel mattino mite pensionato, un bestemmione l'avrai tirato. Nel telefono con l'assessore, che cosa gli hai raccontato? Guarda quel ronco come balla, sembra proprio contento, balla, ron, balla. Ma ho minato le mie rose con i loro rontani, la loro